Ciao a tutti e bentornati in un nuovo vlog. Oggi video vlog spacchettamento Shein. È appena arrivato questo mega pacco che adesso apriremo insieme. Ho ordinato un bel po' di cose che adesso vi mostrerò. E voglio ricordarvi, come sempre, di iscrivervi al mio canale se vi fa piacere. Ci vuole un po' di forza per aprire questo pacco. Mettere un like, un bel commento e magari attivate la campanella che c'è in basso a destra, così verrete avvisati ogni volta che esce un mio video. Questo pacco è stato suddiviso in due pacchetti e adesso andremo a guardare insieme prima tutti i prodotti che mi sono arrivati, perché erano tantissimi, per vedere se manca qualche pezzo, e poi spacchetteremo ogni singolo oggetto, vestito, cover, tutto quanto insieme. Ho voluto fare questo mega acquisto, ho speso all'incirca sulle 100 euro, ho preso un po' di cover, il vestitino per Max, una fodera di cuscino, tanti vestiti, perché c'erano degli sconti e sinceramente ne ho voluto approfittare. Ecco qua. Spazzola, ok. Questo non ricordo sinceramente. Allora, iniziamo proprio da questo, da questo altro spacchettamento, perché non mi ricordo. Ah sì, ecco, questo è il separatore delle palette, così da mettere ancora qualcosina in più nella mia zona make up, che poi quando sarà pronta vi farò un bel video, quindi tenete duro, scherzo. Allora, togliamo anche questa plastichina, togliamo tutto. E niente ragazzi, voi ordinate da Shein? Io sinceramente mi ci trovo abbastanza bene. Poi ho ordinato questa spazzola da regalo. Andiamo avanti, ho voluto prendere questo bellissimo barattolo, porta pennelli o porta spazzole, ma io lo userò come porta spazzola. Guardate che bello. Andiamo avanti con le cover. Inizio da questa. Ho preso 3-4 cover, ragazze, eh sì, sto impazzendo con queste cover, perdonatemi. Andiamo avanti con questa fodera del cuscino, bellissima, io adoro gli unicorni, anche il tessuto è molto morbido, molto soffice. Eccolo qui, guardate che bello, che meraviglia. Anche come tovaglietta sembra carina. Andiamo avanti con la prossima cover. Sì, anch'io sono caduta in questo mondo del culetto morbidoso delle cover. Andiamo avanti, ho preso anche un vestitino per il mio Max, un altro, sì. Perché Shein è veramente pieno di tutto, guardate che bello. Quello della volta scorsa era marinaio, questo è campagnolo. Eh sì. Andiamo avanti con la retina del ventilatore. Questo quando non servirà più il ventilatore per non fargli andare la polvere. Quindi metteremo questo. Andiamo avanti con la prossima cover. Guardate che bella questa. Spacco un po' tutto. Eccola qui, guardate che meraviglia. Questa la devo regalare perché non è per il mio telefono, vedete? Quindi passo alla prossima cover per il mio di telefono. Io ho un iPhone 8, quindi questo è trasparente, pure di gomma, con gli alieni col viola. Quindi ho preso 4 cover. Vado avanti con questa mascherina.
è costata veramente poco, quindi avevo bisogno di un'altra mascherina un po' nuova e ho voluto prendere questa, molto leggera e molto comoda. Andiamo avanti con adesso i vestiti. Sono tutti neri, quindi andremo ad aprirli insieme. Ecco il primo, sono tutti abitini, però anche da utilizzare con i leggings vanno bene. Qua c'è il primo, ho preso tutti come taglia una 4XL all'incirca, tanto il modello è elasticizzato. Sentirete alcuni rumori perché ho la porta del balcone aperta, quindi sentirete un po' di tutto. Andiamo avanti con questi pantaloni, pensavo fossero estivi, invece sono un po' invernali, da mettere tipo verso ottobre, settembre, così, quindi a zampa molto larga, non vedo l'ora. Devo anche acquistare le scarpe da mettere sotto questi pantaloni. Andiamo avanti, questa è una specie di tuta, però il tessuto assomiglia al tessuto quello dei costumi, quindi non so come la utilizzeremo, ma forse per la mia piscina andrà bene. Andiamo avanti. Mettiamo da parte e passiamo al prossimo capo. Allora, questo è un altro appunto abitino con il colletto, è molto bella con la cerniera, quindi con una bella scollatura. Vi ripeto, con dei leggings questi abitini stanno a bacio. Anche questa, come tutte le altre, è nera. In più questa è una riga, vedete, in tutto il tessuto. Andiamo avanti, prossimo abito, non so, vedremo cosa tirerò fuori. Allora, questa mi sembra che è la canotta, sì. Non pensavo fosse così corta, poi quando la indosserò vedrò se dovrò fare delle modifiche per allungarla o no. La scollatura è fatta così, a balconcino. Anche questo è un modello con le righette. Andiamo avanti. Prossimo capo. Questo è l'altro pantalone. Ne ho presi due paia di pantaloni. Questo è molto più leggero. Ha anche come tessuto anche la righetta ed è pure a zampa larga, visto che sta ritornando nuovamente di moda, ragazze. Si usava quando ero molto ma molto giovane io. Andiamo avanti con il prossimo pacchetto, che era diviso, e c'è una borsa e un altro indumento. Ah sì, questo era l'altro abitino, è sempre semplice, l'unica particolarità sono le catenelle che c'ha intorno il davanti fino a metà. Il tessuto è sempre quel tessuto in licra elasticizzato. E andiamo avanti con l'ultima cosa. Questa è una borsa che sinceramente pensavo fosse molto più grande, quindi lascio un po' a desiderare. Magari lo userò come beauty, perché io uso solo borse grandi, quindi questa sinceramente posso usarla solo come beauty. Lascio un po' a desiderare, anche se è molto carina, però non è il mio genere. E vabbè, un piccolo flop. Ok ragazzi, questo video termina qui, io vi lascio, vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine. Noi come sempre ci vediamo al prossimo vlog da Pamela84. Ciao.